E al Festival La Valigia dell'Attore alla Maddalena ha presentato il documentario Il Pizzaiolo. L'inviato è Francesco Riccardi. Queste sono le ultime pellicole cinematografiche. Le ultime pizze. Splendore e decadenza delle sale cinematografiche sarde nei ricordi di tre proiezionisti ormai anziani e di uno storico distributore di pellicole, le famose pizze. L'ultimo pizzaiolo, documentario di Sergio Naizza, presentato al Festival della Valigia dell'Attore alla Maddalena, racconta un pezzo di memoria collettiva della Sardegna e un'epoca forse irripetibile. Le sale cinematografiche versano in una condizione di precarietà. Parlo delle monosale, delle sale soprattutto di provincia che sono state chiuse, dimenticate e difficilmente riusciranno ad aprire. La sala cinematografica era un luogo di convivio, un luogo di incontro sociale. La perdita di questo punto cardinale di incontro ha abbassato il livello culturale anche dei paesi e delle città. Oggi il cinema è un'industria diversa, ma il grande schermo può ancora avere un ruolo centrale nell'immaginario. La trasformazione tecnologica non si può fermare, quindi anche il cinema è cambiato, però l'esperienza della sala, del vedere un film tutti insieme, resta ancora fondamentale, non fosse altro perché si vede su uno schermo grande e quando un autore pensa a un film pensa anche ai minimi dettagli che comunicano qualcosa, mentre invece nello schermo piccolo di un telefonino o di un televisore tanti messaggi anche trasversali vengono persi. Ecco, il cinema è un linguaggio e il cinema è la porta principale attraverso cui entrare e vedere un film.